Buonasera, io sono Chiara Saletti, sono docente di scuola primaria del complessivo Masaccio di Firenze e insieme con il collega Brunelli, che attualmente è impegnato in una formazione, vogliamo presentarvi alcune nostre considerazioni riguardo all'educare subito, fin dalla scuola primaria, il bambino al ragionamento matematico e alla razionalità. Da diversi anni io e Brunelli sull'utilizzo dei dati invalsi per il miglioramento della didattica e per la formazione dei docenti in servizio e siamo arrivati alla convinzione che la matematica è sì conto ma è anche e soprattutto racconto, perché è vero che si procede attraverso formule, attraverso calcoli, ma ancora di più si procede con l'argomentazione. Quindi il ruolo che diamo o non diamo all'argomentazione fa la differenza in ambito didattico. E quando noi siamo entrati in ruolo, a distanza seppur di 20 anni l'uno dall'altro, c'era la convinzione che il bambino della scuola primaria non fosse ancora pronto per un ragionamento logico astratto. Fortunatamente, quindi, fosse soltanto abituato o fosse pronto solo per fare dei ragionamenti concreti. In realtà, e fortunatamente, le cose ci siamo accorti che sono cambiate e, come ci dice la stessa Bartolini Bussi, appunto nell'83 ipotizzare una riflessione metacognitiva per un bambino di 3 anni sembrava praticamente impossibile. In realtà ci siamo accorti che il bambino non solo rappresenta ma può anche riflettere su quello che fa. E possiamo aggiungere che magari le cose più interessanti e più belle si hanno proprio nel momento in cui si mettono in moto quelle interazioni sociali, cioè nel momento in cui i bambini attivano delle dinamiche di discussione in cui appunto si stimolano e si pongono domande reciprocamente su quello che fanno, cioè loro estrapolano il simbolo da ciò che viene dal gioco che stanno facendo, chiedendosi il perché e per quale motivo. Nella stessa idea è Pietro Di Martino, il quale dice appunto che bisognerebbe lasciare molto più spazio all'argomentare nell'ambito matematico. In genere questa viene vista una cosa come ancora purtroppo secondaria. Certo, lavorare sull'argomentazione non è facile, perché è una competenza trasversale, come tale implica anche un coinvolgimento di competenze linguistiche, quindi ci si va a scontrare con delle difficoltà dovute all'utilizzo di parole, di termini che nel linguaggio quotidiano hanno un significato, mentre in quello matematico ne possono assumere tutt'altro. Io passerei, per questione di tempo, alla nostra indagine, che è un'indagine qualitativa perché vede coinvolta una sola classe, è una seconda di scuola primaria, è una di un comprensivo di Firenze. È una classe eterogenea di 26 bambini, all'interno della quale ci sono bambini stranieri e bambini bilingue. C'è da dire che fin dalla prima classe l'ambito logico-matematico è stato assegnato a docenti non titolari e si sono susseguite una serie di docenti anche nel corso della classe prima. Abbiamo scelto 10 quesiti, li abbiamo scelti dalle prove del 2018 del grado 2, li abbiamo fatti risolvere a coppie senza limiti di tempo, ma chiedendo appunto di produrre un'argomentazione stessa. La somministrazione è avvenuta poco tempo fa, quindi durante la prima settimana di ottobre, quindi a inizio seconda, e subito dopo questa somministrazione si sono svolte una serie di interviste durante le quali appunto i bambini hanno motivato e spiegato il perché del loro ragionamento. Questi sono i loro 10 quesiti nella loro totalità. Abbiamo scelti in base a quello che a nostro avviso erano i più interessanti e comunque che coprissero i 3 ambiti prevalenti. Andando subito nel merito, partiamo da un quesito che abbiamo già visto prima, è di 3, quindi l'ambito sono i numeri e la dimensione il conoscere. In questo caso appunto si chiedeva
ad Alberto di... sì, ma ha una sua... poi sentiremo dalle parole della bambina stessa. Quindi lo scopo della domanda è quello di calcolare la differenza tra due numeri dati tramite appunto il completamento. Si può aggiungere alla soluzione mediante svariate strade. La più gettonata nella classe è stata quella di giungere alla soluzione mediante tentativo, cioè loro prendevano le varie opzioni di risposta e sommandole al 25, quella che faceva 43 per loro era la risposta giusta. Non è questo il caso, perché appunto le due bambine seguono una strategia del tutto diversa che poi in fase di intervista ci commentano. E ci sono addirittura tre proposte. Come si può fare? Qual è l'operazione da fare per tornare indietro al numero pensato da Alberto? Non so, divisione. Solo il problema che dicevamo prima, cioè la somma
veniva avviata partendo appunto dalle decine, ma c'era una grandissima confusione a livello di valore posizionale delle cifre. Allora, perché noi abbiamo portato questo protocollo in evidenza? Perché ancora una volta c'è la necessità, ripeto, sono 26 bambini ed è una cosa fattibilissima, però se ogni insegnante si prende la cura di riprendere ciò che i ragazzi fanno, si scoprono queste cose, perché in fase di tabulazione una cosa del genere non ha risposta esatta, che però nasconde un procedimento esatto, un processo errato, ed è fondamentale questo. Andiamo avanti, secondo quesito, l'ambito è dato in previsioni, la dimensione dell'argomentario, in questo caso appunto si chiedeva ai bambini di riempire questo grafico, quindi si chiedeva la lettura di questo grafico la cui scala non è unitaria e dare appunto delle risposte. In questo caso però veniva coinvolto anche un aspetto logico del testo, rappresentato appunto da quei 10 punti in meno, tant'è che gli errori che noi abbiamo registrato si possono riassumere appunto nella non totale comprensione dell'espressione 10 punti in meno, oppure nell'attribuire un valore, il valore dei 40 punti alla terza colonna, quindi quella teoricamente diciamo alta 4 ma in realtà alta 20. Il quesito è un quesito relativamente facile, perché il campione dimostra che non ci sono state delle difficoltà eccessive. La bambina che ha svolto in questo caso il quesito è una bambina normodotata che ha dei risultati medio buoni, però in fase di intervista denuncia delle criticità. Quelli di 6 punti, ma per sapere se sono, non so, 1, 2, 3, come facciamo a sapere quanti punti sono, dove ci aiutiamo per capire? Li conti, ecco, è un mattoncino, quanto vale? Un mattoncino di quelli quanto vale? Vale 1? 1? Vale 1? Uno di questi? E 2 quanto valgono? 4. 2 allora 4? Se il mattone vale 1, 2 punti.
una lettura parziale, superficiale del testo che determina a cascata tutta una serie di complicazioni. Ad esempio, l'interpretare, dare valore unitario al mattoncino ce l'abbiamo dovuta portare e riportare ripetutamente, come se lei non leggesse il numero, il grafico, il testo, insomma. E poi la cosa fondamentale è il nodo logico, appunto, 10 punti in meno, che dopo, ripensando anche con Fabio, abbiamo detto molto probabilmente è una difficoltà di tipo linguistico più profonda. Sì, forse, non lo so. Allora, veniamo al terzo quesito. In questo caso siamo ancora nell'ambito numeri, dimensione conoscere, si chiedeva appunto di attribuire un valore all'intervallo non unitario di due spazi consecutivi appunto sulla retta. E in questo caso i due bambini hanno attuato una strategia che ha una sua logica, anche se non corretta del tutto, ma che in fase di intervista viene perfezionata e chiarita, tant'è che appunto questo è il risultato dell'elaborato finale che viene appunto corretto e che loro stessi ci illustrano. Sì, ecco qui, voi avete sentito la cosa molto bella, avete sentito, abbiamo contato, ma io non conosco che cosa avete contato, mi fa vedere. Allora, non si sono persi d'animo, lei ha, soprattutto la bambina, ha pensato bene di perfezionare quella che era la loro idea e è evidente come, soprattutto per la bambina, per Eva, la matematica è qualcosa che serve a risolvere i problemi, non a crearne altri, perché lei non se l'è creato fin dall'inizio, ha trovato quella soluzione di mettere e sistemando, facendo appunto l'intervallo unitario. Andrei direttamente alle conclusioni. Il primo punto che ci premeva era appunto di considerare l'argomentazione come una competenza chiave. Sono le stesse nuove indicazioni che dicono di dedicare spazio all'argomentazione, cioè l'argomentazione
comprensione deve essere uno dei traguardi fondamentali della matematica, quindi una didattica fondata sull'argomentazione, sullo studio dei procedimenti è fondamentale, è estremamente difficile e mette in crisi prima di tutti noi insegnanti, perché lavorare in questo modo è un lavoro molto complicato, perché richiede tempo, perché richiede pazienza, perché richiede anche una certa metodologia che si può apprendere solo lavorandoci. E infatti sono pochissime le occasioni, io parlo per il mio grado, cioè per la scuola primaria, sono molto poche le occasioni di vedere, trovare discussioni collettive, soprattutto per l'ambito matematico, perché c'è la mentalità purtroppo che si perde del tempo, ma in realtà non è per il tempo perso, anzi è il tempo dedicato a una delle attività fondamentali per lo sviluppo del bambino e utile per qualunque tipo di studio futuro. Quindi dobbiamo allenarli ad argomentare, perché solo argomentando si impara ed è fondamentale. Secondo punto è scontato, il valore degli item invalsi, si dimostrano per l'ennesima volta materiali preziosissimi per lo studio quotidiano nelle classi e non come allenamento, come dici tu del test assolutamente, ma come base per spunti di riflessione e avvio di discussioni a livello di gruppo. Il terzo punto è la valutazione dei procedimenti, quello che avevamo detto prima con l'elaborato di Evelina, cioè non ci fermiamo alla tabulazione del dato, perché dietro una risposta esatta ci possono essere appunto dei processi sbagliati o delle incertezze che non si rivelano se non andando e prendendo in mano e parlando con loro. E come ultimo, come usare i dati invalsi? Sicuramente vanno visti in un'ottica formativa e per fare questo dobbiamo ribaltare un attimo la visione, per cui non dobbiamo più avere una valutazione dell'apprendimento, ma una valutazione per l'apprendimento. Questo penso sia fondamentale e spero che venga condiviso dalla totalità del corpo docente. Io vi ringrazio anche a nome di Brunelli.